Ivan Zanettin, 3 su 3 per l'Energy Time Spec Davis Campobasso. Vi siete aggiudicati anche la gara contro il Pomigliano, una vittoria sofferta questa. Una vittoria molto sofferta in realtà, anche se siamo partiti bene. Si vede però che loro hanno avuto quello scatto in più che noi non abbiamo avuto dal secondo set, perché magari ci siamo rilassati un po', abbiamo dato per scontato che loro non avrebbero reagito, invece ci hanno sorpreso e ecco il 3-2 per noi. Avete lavorato in settimana per affrontare questa squadra, c'è qualcosa che ti ha sorpreso dei ragazzi durante questa gara? Sì, allora ci siamo allenati pensando a loro, pensando ai loro giocatori che sono giovani ma hanno, faccio il nome di Libraro, che è un giocatore di esperienza che ha fatto tanti anni di Serie A e giustamente mi ha sorpreso, sì, perché anche con l'età che ha fatto certi palloni, certi colpi, certe giocate che ci hanno messo un po' in difficoltà per provare ad arrivare a muro oppure a cercarlo, a provare a di contenerlo. Anche in questa gara contro il Pomigliano è uscita fuori la forza del gruppo, della Spike. Sì, io già da inizio anno, da inizio anno l'ho detto, che secondo me la nostra forza è l'unione, la squadra che c'è, che in momenti in difficoltà siamo tutti lì, una palla dietro l'altra, oppure nei momenti di difficoltà come quelli di tranquillità e serenità. C'è sempre una mano pronta per farti rialzare. Scusa. Prossimo turno contro il Paglianus. Io sinceramente penso prima a questo, fortunatamente abbiamo preso questi due punti, questa settimana ci alleneremo per affrontare questa squadra che io personalmente non conosco nessun giocatore, però ogni partita è a sé, quindi secondo me sarà una bella partita visto che giochiamo anche in casa loro, quindi speriamo di fare pure bene là.